There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. Un campionato italiano di drifting per società che io, come nuovo incaricato del settore drifting del settore mare, ho fortemente voluto in questo splendido luogo, perché nella mia esperienza di agonista ho avuto la più bella esperienza come organizzazione proprio qui ad Albarella nel 2009. Ho trovato gli amici di Albarella, i dirigenti nuovi di Albarella, che sono bravi e forti come i precedenti, un'organizzazione splendida, un luogo spettacolare. L'ho voluto in primavera perché sapevo che in primavera avremmo avuto grandi soddisfazioni a livello di catture e di ferrate. La prima giornata abbiamo avuto 79-80 strike di quelli ufficiali, poi altre 20-30 mangiate di quelli che non hanno avuto esito positivo, quindi una cosa impressionante. La seconda giornata purtroppo ha avuto un epilogo un pochino infelice, perché il tempo non ci ha fatto divertire per il minimo indispensabile per dare la validità alla prova. Siamo rimasti soltanto 2 ore e 20, 2 ore e 25 in pesca, e nelle 2 ore e 25 erano già stati fatti oltre 40 strike. Credo che la manifestazione sia stata bellissima, quindi organizzata bene, ovviamente con questa interruzione della seconda giornata ci sarà qualche piccolo strascico di discussioni e di polemiche, ma questo fa parte dello sport, fa parte dell'agonismo. Bring the action. When you have this in the club, you're gonna turn the shit up, you're gonna turn the shit up. Visto degli equipaggi fortissimi, atletiche sicuramente sono al top del mondo. L'Italia è 2 anni che è campione del mondo, portando via qualsiasi tipologia di titolo nella pesca d'altura, nel big game. E con queste manifestazioni, soprattutto nel drifting, dimostra di essere al top del mondo. Considera che qui ci sono oggi 30 società fra le più agguerrite, le più tecniche del settore drifting, e quindi il livello tecnico è molto alto, è il top. Fai fatica a distinguere quali sono le meglio o le peggio, come si suol dire, però sappi che così qui siamo arrivati proprio all'apice di questa disciplina. Considerazione che in giro di qualche anno si è fatta un'evoluzione su questa tecnica notevole. Si pescava fino a qualche anno fa questi pesci con delle lenze da 80-130 libre, e oggigiorno tutti pescano con delle 30 libre, con dei finali molto molto sottili. Quindi c'è stata una grande evoluzione su questa tecnica.
considerazione tale anche che cominciano a venire fuori anche equipaggi non solo dell'Adriatico ma anche del Tirreno e soprattutto del Sud Italia, che stanno venendo fuori, emergendo con delle buone società e delle buone squadre. Siamo giunti alla fine di questa manifestazione, il secondo campionato italiano di drifting per società. Le prime soddisfazioni che traiamo da questo evento sono quelle dal punto di vista dell'organizzazione, come club organizzatore dell'evento, per la riuscita, diciamo, splendida della manifestazione. Il campo gara è stato sopra ogni aspettativa e il numero di strike è stato elevatissimo, come il valore degli equipaggi in gara, che hanno dimostrato un livello tecnico veramente elevato. In secondo luogo, insomma, non indifferente anche l'emozione per il risultato conseguito, in quanto l'Albarella Angles Club, diciamo, è riuscita a salire sul gradino più alto del podio. Siamo contenti e soddisfatti, diciamo che la riuscita di questa competizione, che ci vede sul gradino più alto del podio, è anche frutto dell'affiatamento che abbiamo come equipaggio, anche di scambio di impressioni, opinioni, tecniche, accorgimenti che ognuno di noi sulle proprie imbarcazioni adotta, e quindi poi quando ci scambiamo tutti quanti i consigli utili e condividiamo le varie strategie, si riesce anche con un pizzico di fortuna che non guasta mai ad ottenere dei risultati importanti come questo. Ringrazio a nome del direttivo tutti i ragazzi che ci hanno dato una mano per la riuscita di questa manifestazione, gli sponsor che sono stati sicuramente importanti e fondamentali in questo evento, e cosa dire, arrivederci alla prossima edizione. You close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Oh, how I'm beginning to be an optimist about this. How I'm beginning to be an optimist about this. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? There's nothing I could say to you, nothing I could ever do to make you see what you mean to me. All the pain, the tears I cried, still you never said goodbye. And now I know how far you go. I know I let you down. It's not like that now. This time I'll never let you go. I will be all that you want and get myself together. Cause you keep me from falling apart. All my life I'll be with you forever to get you through the day.
thought that I had everything. I didn't.